Ciao amici, oggi vi voglio raccontare che cosa è per me bruciabaracche. Prima di bruciabaracche la mia vita era più o meno così. Ciao grande, allora guarda, belli, per la prossima puntata ho scritto un pezzo sui vegani che è la fine del mondo. Ma come non si possono fare i pezzi sui vegani? Belli, ma come non si possono fare i pezzi sui vegani? Ah, la figlia del direttore generale è vegan. No, ma ho capito, ma se dico che sono simpatici non fa ridere. No, sono prontissimo, guarda, la prossima puntata sono prontissimo. C'ho un pezzo, no, dove parlo di quelli che praticamente trattano i cani come se fossero esseri umani. Ma come il capo degli autori ha nominato il suo cane unica erede? Ma è legale sta cosa? No, ma adesso sto bene. Anzi, no, cioè, a proposito, ho scritto proprio un pezzo su questa cosa, no? Cioè, che chiaramente è un pezzo comico, io sono un comico, però c'ha tutto un risvolto sociale, cioè, capirai, parlando di gioco d'azzardo, e secondo me se lo proponiamo diventa lo sponsor, mi rendo conto. Eh sì, poi, se no, il signor William Hill si incazza. È vero. Vabbè, pazienza, lo facciamo un'altra volta. Sì, parlo di ciccioni come al solito, non ti preoccupare, va bene, ti ringrazio moltissimo. E invece a bruciabaracche posso dire quello che voglio, nessuna censura. Mi raccomando, non perdetevi gli ultimi 4 appuntamenti con questo gruppo di persone libere. Bruciabaracche, venite a sentire quello che non si può dire.